proiettato in anteprima un cortometraggio sugli abusi ai minori. Si chiama Caramelle ed è prodotto dall'Accademia d'Italia in collaborazione con l'Assessorato alle politiche giovanili della provincia di Cosenza. La regia è di Raffaella Vaccaro. Il tema è assolutamente scottante, il cortometraggio però lo affronta in maniera molto delicata, devo dire, senza immagini che possano dare fastidio. E infatti noi come provincia abbiamo voluto contribuire a sostenere la realizzazione del cortometraggio per poi diffonderlo nelle scuole e parlare così di abuso sui minori. È un fenomeno dilagante, di cui non si parla abbastanza e ci sono tante paure che entrano in gioco, compresa quella di fare degli errori che però magari vanno a rovinare per sempre l'equilibrio delle famiglie. E allora è importante invece parlarne, è importante andare nelle scuole, magari anche spiegare agli insegnanti nelle scuole dei più piccoli quali sono i segnali che possono preoccupare e comunque dire ai ragazzi che chi subisce un abuso è vittima, non è complice e deve liberarsi di questo fardello, cominciando a parlarne. Il cortometraggio Caramelle sarà proiettato nelle scuole e portato all'attenzione di associazioni e di chiunque sia coinvolto nella tutela dei minori, perché la prevenzione è difficile, ma si può fare. La prima prevenzione è quella di fare in modo che si abbassino le situazioni di disagio in genere. Dirlo in questo momento è molto difficile. Dirlo in questo momento è difficile perché ci sono problemi legati, stranamente, può sembrare strano, ma a crisi economica, a crisi sociale che inevitabilmente diciamo, si ripercuotono sugli anelli deboli, sulle donne e sui bambini. Quindi è un po' difficile dirlo, ma non dobbiamo perdere questa opportunità, e l'opportunità che offre anche questo corto, di per esempio andare nelle scuole e fare in modo che si conoscano delle situazioni che spesso non si vogliono conoscere, no? Perché sono difficili da accettare.